Riprendiamo questa sera il filo del nostro discorso e lo riprendiamo proprio prendendo l'ultimo frammento del nostro precedente incontro. Se ricordate, abbiamo terminato con una dichiarazione di Pascal che poteva essere in qualche modo una specie di sintesi, di intuizione più che di sintesi, intuizione essenziale del messaggio di Paolo nella lettera ai Romani. Tu non ti perderai d'animo, dice il Signore all'uomo che sta scoprendo il suo peccato, che cerca di scoprire il peccato, perché i peccati ti saranno rivelati solo quando ti saranno perdonati. E tu allora in quel momento capirai che cos'è il peccato e che cos'è il perdono. E questo intreccio, questo rapporto tra peccato e grazia, tra peccato e perdono, costituisce il filo conduttore essenziale di questo grande capolavoro. E ancora vorrei collegarmi anche a un altro filo del discorso della scorsa settimana, ma questa volta è il filo dell'inizio. Quando abbiamo fatto le nostre tradizionali dediche, le dediche di questa lettera ad alcuni lettori. E abbiamo ricordato che questa lettera esige soprattutto la comprensione, esige soprattutto l'intelligenza, il capire. E questo capire diventa alla fine veramente anche lodare, diventa anche celebrazione. Io già in un'altra occasione ho ricordato una frase di un grande filosofo del nostro tempo, un filosofo lontano dal cristianesimo per certi aspetti e vicino per altri. Questo filosofo tedesco è Martin Heidegger, il quale affermava in tedesco, con la possibilità che il tedesco offre in questo campo, affermava che Denken ist Danken, che capire, pensare, comprendere è ringraziare. E Paolo ci invita proprio a questo lavoro, al lavoro del capire per poter poi ringraziare. Ed allora entriamo ora questa sera veramente nella lettera. Così come l'altra volta siamo stati in un certo senso alla periferia, o meglio ci siamo fermati alla figura che stava dietro la lettera, alla figura di Paolo, alla sua autobiografia. Ora noi entreremo lentamente nel cuore della lettera, dobbiamo farlo proprio attraverso una specie di itinerario anche didattico, attraverso una serie di cerchi concentrici. Il nostro è un movimento quasi di accerchiamento, per arrivare poi sempre di più al nucleo fondamentale. Iniziamo dall'esterno, partiamo dalla città di Corinto, perché la lettera ai Romani nasce qui. Paolo quasi certamente la scrive in questa città e con altissima probabilità sappiamo anche la data. È l'anno 58. Nell'anno 58 a Corinto. Corinto è la città, è forse la comunità cristiana, la parrocchia che Paolo ama in assoluto. Anche perché nell'interno di questo gorgo, un gorgo di culture, un gorgo di problemi economici, sociali, due porti, 400.000 abitanti. Una città immensa, una città viziosa e una città anche nobile, culturalmente elevata. Il cristianesimo ha assorbito in questo momento qui a Corinto tutte le tensioni della città e possiamo dire che il cosmo di Corinto è presente nel microcosmo della comunità cristiana. Noi vediamo che senz'altro è presente Corinto in questa lettera, è presente per ragioni varie, ma soprattutto è presente per alcuni particolari. Noi, per esempio, ci incontriamo nella parte terminale della lettera ai Romani, nel capitolo quindicesimo e sedicesimo, ci incontriamo con una lista di persone che scambiano i saluti con un'altra lista di persone che invece risiedono a Roma. E tra costoro noi troviamo, per esempio, nel capitolo sedicesimo al versetto 24, troviamo: vi salutano Erasto, tesoriere della città, e il fratello Quarto. Erasto è noto anche dalla prima lettera ai Corinzi. Erasto era l'assessore alle finanze di Corinto ed era passato al cristianesimo. Ma soprattutto noi ci accorgiamo di una cosa, nel capitolo decimo quinto,
vediamo che Paolo sta guardando a Roma da Corinto e guarda a Roma, e questa lettera può essere veramente considerata la sua missiva di preparazione, la sua lettera credenziale, guarda a Roma con un certo timore, con una certa venerazione anche per questa grande città e per questa comunità, e anche sentendo che ormai si sta per profilare all'orizzonte tutta la sua vicenda, quella vicenda che sarà come una specie di corsa. Saranno gli ultimi anni di Paolo, quegli anni turbolenti che saranno contrassegnati da un viaggio a Gerusalemme, da pericoli, da quel famoso processo d'appello che egli chiede insistentemente, non fidandosi della giustizia giudaica e appellando alla sua doppia cittadinanza. Leggiamo alcune battute di questo clima. Da Corinto Paolo guarda e sente che sono imminenti alcuni momenti suoi, decisivi, e soprattutto si sentono i suoi programmi. Roma per lui non è una meta, non è una meta terminale, lo sarà. Ma egli si illude di no quando scrive questa lettera, perché il suo sguardo va ancora di là. Egli vuole andare fino alle colonne d'Ercole, egli vuole andare anche in Spagna. Ascoltiamo allora alcune righe del capitolo quindicesimo, nei versetti 22 e seguenti. Per questo, appunto, fui impedito più volte di venire da voi. Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni, e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere da voi aiutato per recarmi in quella regione, dopo aver goduto un poco della vostra presenza. Per il momento vado a Gerusalemme, ed egli non sa che cosa gli capiterà a Gerusalemme nell'anno 61, a rendere un servizio a quella comunità. Infatti la Macedonia e l'Acaia hanno voluto fare una colletta a favore dei poveri che sono nella comunità di Gerusalemme. L'hanno voluto perché sono ad essi debitori. Infatti, avendo i pagani partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere un servizio sacro nelle loro necessità materiali. E la famosa colletta destinata ai cristiani poveri di Gerusalemme è raccolta e vista da Paolo, come lui dice con una bellissima espressione, come la Susia per eccellenza, il sacrificio più alto che si possa fare, perché nasce dall'amore, dalla preoccupazione per i poveri. Fatto questo e presentato ufficialmente ad essi questo frutto, andrò in Spagna, ecco ancora la meta, passando da voi, e so che giungendo presso di voi verrò con la pienezza della benedizione di Cristo. E da questo momento in avanti cominciate a sentire che la lettera sta lentamente andando verso una conclusione. Paolo saluta questa chiesa forse con le ultime battute, perché alcuni studiosi pensano che il capitolo sedicesimo che segue sia forse una parte di un'altra lettera, non si sa bene quale, una lettera che comunque è confluita poi per questa parte nell'interno del grande capolavoro paolino. Ve ne accorgerete tutti, perché le battute finali ora del saluto a Roma, alla Chiesa di Roma, sono veramente le battute conclusive di un discorso. Vi esorto perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, a lottare con me nelle preghiere che rivolgete per me a Dio. È suggestiva questa espressione. Come concepisce Paolo la preghiera? Il verbo greco poi è estremamente, è balenante quasi nella sua intuizione di fondo. In greco suona, e voi tutti, anche se non sapete il greco, riuscite a sentire qual è la radice. Synagonizestai, synagonizestai. La preghiera non è una cosa facile e superficiale. La preghiera è uno scontro del finito con l'infinito. È quindi una specie di battaglia, una specie di agonia. Perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea, sentite l'elemento polemico, e il mio servizio a Gerusalemme torni gradito a quella comunità, così che io possa venire da voi, ecco le ultime righe forse, nella gioia, se così vuole Dio, e riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen.
E voi sentite che è una finale questa. È un saluto dolcissimo. Che cos'è per Paolo questa città? Che cos'è per Paolo Roma? Per Paolo Roma è il luogo del riposo. E quindi un ambiente nel quale egli spera di poter trovare la pace e la tranquillità. Secondo, abbiamo fatto un cerchio, quindi è il cerchio più largo, abbiamo visto questo orizzonte del Medio Oriente da cui Paolo parte. Il secondo orizzonte entro cui siamo inseriti per quanto riguarda questa lettera è proprio la lettera stessa, che ci dà molte informazioni su Roma, ci dà molte informazioni anche sulla lettera stessa, sul come è stata concepita, quale finalità ha, eccetera. E qui è forse l'occasione ancora per scoprire qualcosa del lavoro di Paolo, del lavoro personale tutte le volte che egli compila le sue lettere, come le compila, che programmi di solito egli tiene presenti, quali sono gli orientamenti che usa. Noi abbiamo dei dati, probabilmente in questo capitolo sedicesimo, comunque sia ormai appartiene molto bene all'orizzonte della lettera ai Romani. E nell'interno di questo capitolo sedicesimo noi troviamo per esempio 26 nomi. Paolo a Roma conosce già 26 persone, almeno, che saluta, di cui ha avuto notizie. E io vorrei scegliere tra questi 26, che sono evidentemente persone diverse della comunità, tutti, quasi tutti con nome greco, prevalentemente, quindi, o con nome latino, quindi pagani. La comunità di Roma forse è a prevalenza pagana, pur essendoci anche degli ebrei. Vorrei scegliere sei nomi, tre coppie, perché sono proprio delle coppie. Prisca e Aquila, Andronico e Giulia, Filologo e Giulia. Paolo saluta delle coppie, e noi sappiamo bene che questo saluto fatto alle coppie ha un valore particolare. Perché le coppie, la famiglia, non era soltanto, si intende, la radice anche della generazione futura della comunità cristiana, ma è qualcosa di più. La famiglia è il santuario. Nell'interno della famiglia, nell'interno della casa, la chiesa domestica si celebrava l'Eucaristia. E allora voi capite che queste coppie sono un po' come le chiese di Roma, coloro che permettevano alla comunità cristiana di ritrovarsi. Ma nell'interno di questo saluto, nell'interno di questo, già di questo sguardo ormai più fisso, più interno a Roma, alla comunità cristiana di Roma, c'è anche una voce che si unisce a quella di Paolo. È una voce abbastanza curiosa questa che sentiamo. La troviamo nel versetto 22. Vi saluto anch'io, Terzo, che ho scritto la lettera. E abbiamo quindi anche la testimonianza del segretario di Paolo, di nome Terzo. E allora qui possiamo anche per un istante cercare di vedere, non dico l'interno della lettera, ma proprio l'inchiostro, la superficie. Nel 1933 uno studioso ha pubblicato un libro che fece scalpore nell'ambito degli specialisti di Paolo. Questo studioso era un tedesco, si chiamava Otto Roller, il quale tentò di studiare accuratamente la struttura della composizione delle lettere, le modalità con cui si componevano le lettere nel mondo latino, per vedere se per caso Paolo avesse usato lo scriba romano. Noi sappiamo che lo scriba aveva una funzione nobile, non era semplicemente il, diremmo noi oggi, il dattilografo, era qualcosa di più, era un vero segretario nel senso pieno del termine. Ora, noi abbiamo nella finale di alcune lettere queste righe abbastanza curiose. Io ve ne cito soltanto due finali di lettere. La seconda ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 17. Questo saluto è di mia mano, di Paolo. Ciò serve come segno di autenticazione per ogni lettera. Io scrivo così. E vedete questo segno per indicare che quindi tutta la lettera è sotto la sua autorità perché l'ha firmata lui, anche se non l'ha scritta tutta lui. E in questo caso dobbiamo pensare quasi certamente ad una dettatura, o quasi. Ad una dettatura anche perché noi sappiamo che questi scribi tante volte erano dei veri e propri stenografi. C'è una notizia di Plutarco a proposito di Cicerone,
quale ricorda che Cicerone era una persona implacabile, voleva che i suoi scribi lavorassero, soprattutto quando egli doveva pronunciare dei discorsi, lavorassero senza tregua. E Plutarco dice che in una notte Cicerone giungeva fino a dettare 500 righe, 500 linee a un suo scriba, per il discorso del giorno dopo. Ma abbiamo qualcosa, direi, ancora di più umano, forse. Nella finale della lettera ai Galati, la prova d'autore, dicevamo, della lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 11, sentite queste parole. È proprio Paolo, forse anche Paolo malato, non sappiamo. Ricordate che cosa dice ai cristiani della Galazia? Voi siete stati pronti quasi a cavarvi gli occhi per me durante la mia malattia. Osservate con che grossi caratteri vi scrivo di mio pugno. Quindi la finale l'ha scritta lui con grossi caratteri. Segna anche, parla anche della sua grafia. Ora Roller aveva pensato invece che Paolo usasse non semplicemente lo scriba stenografo, ma usasse lo scriba nel senso pieno. E allora egli abbozzasse la lettera e poi l'affidasse a questo terzo, il quale era uno scrittore raffinato, che riusciva a comporre un discorso completo. Evidentemente questa ipotesi è stata poi smentita, perché si vede chiaramente, proprio nell'interno di questa lettera, che pur essendo così armonica, è proprio scritta con le grosse lettere di Paolo, diremmo, non le lettere materiali, ma con le grosse lettere della sua emozione, delle sue reazioni, della sua violenza anche. In certi punti lo scriba romano attento, lo scriba greco, non avrebbe mai lasciato passare certi anacoluti, non avrebbe lasciato cadere così lo stile. Quindi abbiamo davanti a noi una lettera che è dettata da Paolo, che parte dalla voce di Paolo e che forse in finale ha avuto ancora una volta il saluto paolino scritto dal pugno di Paolo. E quindi abbiamo proprio la possibilità di immaginare che sulla faccia della terra ora questa lettera non c'è più, che questa lettera sia proprio stata affidata ad un papiro, sia proprio stata affidata forse ad una pergamena. Erano i due mezzi che si usavano soprattutto allora per scrivere. Il papiro, che aveva tra l'altro, si comperavano questi fogli fissi, lunghi 11 metri, alti 3 metri, questo papiro che ha fatto poi la fortuna anche della carta nostra, perché se voi pensate, le lingue europee, tranne l'italiano, tutte le lingue europee ricordano, le lingue principali, ricordano ancora questa origine della nostra carta, papier, paper, papier. Sempre questo ricordo di questa primo segno a cui l'umanità, uno dei primi segni a cui l'umanità ha affidato alcuni dei suoi pensieri, delle sue emozioni, almeno quelle più estese, perché incidere, scolpire era un'impresa molto più difficile. Quindi il papiro preparato con questa attenzione, un papiro, ha raccolto questa lettera di Paolo. E noi sappiamo che ai papiri, alcuni piccoli papiri, conserveranno le lettere di Paolo. Ma accanto al papiro la pergamena. E io ricordo questo non tanto per gusto, un gusto un po' dell'esotico, cercare ancora di ricordare come si scriveva allora. Ricordiamo la pergamena, sappiamo che aveva dato origine al rotolo. La pergamena era stata introdotta soprattutto da Pergamo quando da Alessandria d'Egitto era stato messo il blocco sulle esportazioni, l'embargo sulle esportazioni di papiro, perché la produzione calava e serviva solo per l'Egitto. E allora in quell'occasione si comincia a lavorare questa pelle di capra attraverso un procedimento complesso, con lavaggi di calce, con purificazione dei peli, con lavoro con una stiratura, con una levigatura attraverso la pietra pomice e così via. Ma Paolo ricorda il rotolo e la lettera, il papiro e la pergamena, usandole come immagini per parlare di un'altra realtà. E sono due bellissime immagini, direi, che meritano di essere citate proprio parlando della lettera ai Corinzi. La prima immagine è nell'interno della lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 10. Paolo dice, Cristo è venuto e ha fatto quest'opera, attenzione bene anche qui al verbo greco. Cristo, nella sua opera, può essere così definita.
Ana che fa la iosa stai tapanta. Dio in lui, in Cristo, ha ana che fa la iosa stai. Ana, avvolgere, che fa le, che fa l'aion. Ora, che cos'era? Che fa lei, tutti capiscono, la testa. E qui c'è un'allusione, certamente, al principio famoso di Cristo, capo del corpo che è la Chiesa. Ma probabilmente Paolo allude, in maniera proprio allusiva, diremmo, al kefalaion, questa asta che teneva insieme il rotolo. Il rotolo lo si dispiegava, poi lo si raccoglieva attorno a quest'asta. Il caput, il capitulum. Meglio, caput, capitulum, kefalè, kefalaion. E allora Paolo vede l'opera di Cristo in questa maniera. Guardate, tutta la storia è come se noi prendessimo una pergamena e la sciogliessimo. È fatta di tante righe, è fatta di tante colonne, e queste colonne sono disperse. Noi abbandoniamo questo rotolo e il rotolo si riannoda nell'unità di un unico libro, di un unico discorso in Cristo. La storia è fatta di una serie di sillabe, di eventi, di una serie di frasi, di parole disperse. Queste parole diventano libro, diventano il libro della vita, perché c'è quel capitulum, perché c'è quell'asta che riassume in sé, in un'unica lettera, tutto il senso della storia. E la seconda immagine è un'immagine molto bella anche questa, e più ci rimanda al papiro invece. È nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo terzo, i versetti 2-3. Forse questo testo merita di essere letto, perché è forse anche l'augurio che io vorrei riservare alla nostra lettura della lettera ai Romani al termine. Quando siamo giunti veramente alla fine, e giunti alla fine dovremmo dire quello che Paolo dice a proposito di questa particolare lettera. Sentiamo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 2-3. La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. E vedete che allora il sogno di Paolo è che la lettera non sia più la lettera del papiro o la lettera della pergamena, scritta col famoso melan, l'inchiostro nero, che pure già i greci usavano, ma sia invece questa lettera di carne, in cui non si incide con un inchiostro, ma si incide invece con lo Spirito di Dio. E allora abbiamo fatto un secondo passo, abbiamo ristretto il nostro orizzonte. Da Corinto abbiamo cominciato ad aprire la lettera, e ora troviamo subito quella parola che già abbiamo visto l'ultima volta, Roma. La lettera è indirizzata ai cristiani di Roma. L'ultima volta vi dicevo, non dimenticate mai, pasin, a tutti, non solo ad alcuni di Roma, non solo ai responsabili. E nell'interno di questa lettera dobbiamo allora fermarci per un istante su questa comunità, su questa Chiesa gloriosa, su questa che è la nostra Chiesa d'Occidente. Paolo, come vedete, non cita Pietro, non lo saluta, quindi è molto probabile che Pietro non era ancora giunto a Roma. E io vorrei adesso fermarmi in Roma, nell'interno di Roma, attraverso una serie di piccoli flash quasi, che vi evochino quanto è indispensabile per poter capire il valore di questa comunità a cui Paolo si indirizza. Roma appare per la prima volta nella Bibbia, nell'Antico Testamento, in maniera esplicita, in maniera implicita c'è forse anche nel libro di Daniele, nel libro dei Maccabei, primo libro dei Maccabei, capitolo 8, e Roma si vede già che è la grande potenza a cui ci si rivolge per avere aiuto politico, aiuto militare. È già una specie, le aquile imperiali già incombono sull'Antico Oriente, sul Medio Oriente. È soprattutto con Pompeo che la Palestina, tutta la provincia Sira, la famosa provincia Sira, sente che cosa vuol dire il potere romano, soprattutto nelle lacrime, soprattutto nella repressione,
soprattutto nel fisco, che è durissimo. E Roma è presentata dal cristianesimo con due forme diverse, direi proprio con due, quasi da due angolature. Sono due obiettivi, se volete prendete proprio due lenti, con colori completamente diversi. Io adesso vi leggerò due testi. Seguiteli attentamente perché sono dei testi che interessano, potremmo dire anche il nostro presente, ma sono dei testi da prendere con una certa cautela. Sono testi, come si dice tecnicamente, un po' da smitizzare. Paolo parla in una particolare condizione, non è l'uomo del 2000, non è l'uomo che ha l'esperienza, poniamo, della democrazia. Paolo entra nell'impero romano e vi accorgete di una cosa, Paolo e Luca, i due amici, sentono e guardano Roma con grande rispetto, con grande, quasi con una certa venerazione. Già l'altra volta io vi avevo detto qualcosa a proposito della finale, le ultime righe degli Atti degli Apostoli. Adesso ve le leggo queste ultime righe perché ci permettono di vedere Paolo arrivato a Roma. Paolo nell'interno di questa città, stupito come potevano essere stupiti tutti i provinciali arrivando a Roma, pur essendo cittadini romani come lui. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione, dove aveva il domicilio coatto, e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, notate l'allusione, e senza nessun impedimento. Vedete, l'impero romano che è quasi la tutela della libertà di religione. E alcuni studiosi pensano che Luca abbia sottolineato proprio quest'ultima riga perché un lettore pagano o la censura imperiale guardasse che essi erano anche cittadini dell'impero, che non erano dei sovversivi, perché l'accusa, come ben sapete, era questa che era stata scatenata e che sarà poi scatenata in maniera continua contro i cristiani. Però vedete che c'è questo sguardo nei confronti di Roma, uno sguardo pieno di rispetto. Adesso sentiremo Paolo. Sentiamo proprio Paolo che parla di Roma, che parla dell'autorità di Roma, dell'impero romano, del potere civile romano. E questo testo, io dico, dobbiamo un po' smitizzarlo. Bisogna un po' tener presente che sono delle norme concrete in un determinato mondo, in un determinato contesto, ma ci sono alcuni elementi che risuoneranno qui e che devono essere tenuti presenti. Sono degli elementi che riguardano anche il nostro rapporto col mondo civile, con le autorità politiche, comunque essi siano nelle varie situazioni. E qualche parola è forse anche un po' provocatrice, potrebbe essere provocatrice e anche in maniera sana, penso. Leggiamo nel capitolo 13, i versetti 1-7. Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Evidentemente su questo si è discusso all'infinito, che cosa voglia dire esattamente Paolo, ma la dichiarazione di Paolo è certamente meno carica di significato di quanto si è pensato poi nella storia della tradizione e si potrebbe dimostrare con un lungo discorso, con una serie di analisi. Noi per ora teniamo presente questo rispetto che Paolo ha per Roma e non dobbiamo dimenticare che in questo tempo l'imperatore era Nerone. Continua. Quindi, chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. Vedete che adesso però diminuisce il discorso, da quella dichiarazione teologica Paolo arriva ad alcune norme di tipo pratico. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male allora temi, perché non invano essa porta la spada. È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Voi vedete questa insistenza sulla funzione ordinatrice dell'autorità, ordinatrice della società. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo, e qui ci sono elementi che probabilmente se sottolineati un po' possono avere anche il loro valore, anche oggi direi in maniera particolare, e credo che se io dovessi sottolinearle un po' di più ricordando che cos'è per esempio
cosa è stato in questi giorni il libro bianco del Ministro delle Finanze, io mi alienerei qualcheduno di voi probabilmente. Perciò, per questo, dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto. Voi vedete questa dichiarazione quasi di fedeltà all'impero, questa dichiarazione marcata, intenzionale, probabilmente anche non del tutto condivisa da Paolo come si vede in altri testi delle sue lettere, è certamente legata alla cultura del tempo. Però vedete che c'è questa convinzione che l'impero romano ha una sua funzione, che l'autorità ha un suo scopo da raggiungere. Quindi sguardo a Roma con ammirazione persino per l'impero. E invece noi sappiamo che però, e questo è da tenere presente contemporaneamente a questa dichiarazione paolina, noi sappiamo però che esiste un altro scritto nel Nuovo Testamento, altrettanto canonico, altrettanto solenne. Sono le ultime righe della Bibbia. È l'Apocalisse, la quale parla di Roma, parla dell'impero romano e non ha nessuna esitazione nel definirlo Satana, Babilonia, la grande prostituta. È il condensato di tutta la denuncia, di tutto lo sdegno, di tutto il male, lo vede come l'ipostasi del male, anzi lo chiama la bestia per eccellenza. Quindi voi vedete che nell'interno del rapporto con Roma c'è questo atteggiamento variegato e diversificato. Roma è comunque per la comunità cristiana certamente la grande sede, diventerà la grande sede della comunità petrina. Noi non sappiamo quando Pietro è arrivato, noi non sappiamo esattamente neppure quando Paolo e Pietro sono stati uccisi, si usa dire che la loro vita si è spenta attorno agli anni 67-68 con la recrudescenza della persecuzione neroniana. Noi sappiamo che là a Roma, sotto la Basilica di San Pietro, sotto l'altare della Confessione, c'è quel famoso muro rosso. Ci sono quelle ossa che un archeologa, forse la Margherita Guarducci, di cui forse avrete sentito parlare, forse un po' improvvidamente, ha definito subito come le ossa di Pietro. Ma soprattutto c'è perlomeno una scritta, un graffito molto semplice, scritto anche da mano proprio, si vede, non colta, come si usa quando le persone così chiedono qualcosa, quando vanno in un santuario e mettono il loro ex voto o il loro saluto religioso, il loro grazia ricevuta. E questo scritto in greco, tremolante, leggibilissimo, è Petros Eni, che nel greco ellenistico, greco koiné del tempo, significa Pietro è qui. E questo saluto che viene fatto da un credente che è giunto fino a noi, non sappiamo esattamente di che periodo, ma è senz'altro, diciamo, del secondo secolo, questa testimonianza. Là, sul Colle Vaticano, e questo lo sappiamo da documentazione questa convincente, sul Colle Vaticano avvenivano le esecuzioni capitali. Là, soprattutto le esecuzioni capitali delle persone non cittadini romani, e venivano buttati poi in una fossa comune. E forse là, appunto, ha chiuso la sua vita Pietro. E là, appunto, è restato questo ricordo. Noi già dicevamo che le ultime ore di Paolo sono invece da collocare nell'interno di questi anni 67-68, però, secondo la tradizione, in un altro punto e con un'altra morte, non per crocifissione. Paolo, come cittadino romano, viene decapitato e muore, secondo la tradizione, alle acque salvie, in questa zona di San Paolo fuori le mura. Paolo chiude la sua vita in questa città fiducioso fino all'ultimo, come si vede, dell'autorità romana. Questa autorità che lo ucciderà. Egli per tutta la vita aveva sperato in Roma comunità cristiana e in Roma impero. E noi sappiamo che se la comunità cristiana non lo delude, non abbiamo tracce di delusioni, mentre abbiamo le tracce della delusione di Corinto, però l'impero, come tutti i poteri e le potenze di questo mondo, hanno deluso anche Paolo uomo, egli che aveva cercato la giustizia. Io sono cittadino romano
e voglio essere giudicato dalla grande giustizia di Roma. Ma la giustizia di Roma non è stata giusta con lui. E così, dopo aver percorso questi cerchi concentrici, siamo giunti ormai all'interno della lettera, al cuore della lettera stessa. Ed è ora il punto centrale, direi proprio il vero punto di partenza, da cui noi dobbiamo iniziare il nostro cammino, la nostra lettura. Per poter fare una lettura utile, soprattutto nelle prossime volte, quando ci scontreremo con pagine e pagine, certamente non così dense di notizie come sono queste, ma con pagine rigorose, con pagine di teologia, è necessario fare un lavoro previo. Questo io proprio adesso invito tutti a fare questo lavoro. Si potrebbe quasi idealmente persino tentare alla fine una specie di piccolo esame per vedere se tutti riescono veramente, è un invito, penso sarà raccolto di tutti, da tutti. Tutti devono riuscire ad avere in mano questi elementi che io vi darò. Li devono avere presenti, spontaneamente. Li devono avere come la guida di lettura della lettera. Senza questi elementi non si può entrare nella lettera. Si resta sempre, si deve sempre ritornare da capo. Si deve sempre andare a cercare sul vocabolario, quasi, come si usa quando si possiede poco di una lingua. Io vorrei, faccio una piccola digressione, vorrei esprimere, io avrei due mezzi davanti a me per potervi indicare questa guida. Avrei la via che è quella dei teologi, la via strettamente teologica, cioè darvi delle definizioni da trattato teologico delle categorie principali. È una via che si può adottare, certamente. Però che inesorabilmente risulta difficilmente comprensibile, perché arriveremo al punto per cui io poi devo spiegare qualsiasi definizione, ogni definizione nell'interno dei suoi segmenti, di ogni piccola parte. Certo, è una via anche questa, nobile. La lettera ai Romani supporrebbe un bel corso di teologia, un corso di teologia serio, calibrato. La lettera ai Romani è anche, direi veramente, una parola di consolazione per tutti i teologi. E io quest'oggi, in maniera particolare, in questa ora, anche se poi le registrazioni gireranno e saranno ascoltate in ore diverse, in momenti diversi, oggi voglio ricordare davanti a voi una persona che è morta questa notte, il più grande teologo cattolico del Novecento, io penso certamente uno dei più grandi, Karl Rahner, che è morto questa notte e che ha dedicato, se non proprio la lettera ai Romani, ha dedicato però dei suoi saggi fondamentali a uno dei temi fondamentali del pensiero di Paolo nella lettera ai Romani, la grazia e la giustificazione, il peccato e la grazia. Ed è per questo motivo che diciamo Paolo è anche, senz'altro, sia detto così in maniera molto simpatica quasi, il protettore dei teologi. È senz'altro colui che accoglierà questo grande servo della parola, il quale ha lasciato al termine dell'ultimo suo libro, quello che è stato pubblicato anche in traduzione italiana lo scorso anno, l'ultimo collana dei suoi saggi, molto modestamente, ha lasciato nell'interno il calcolo delle migliaia di pagine che ha scritto e ha detto: l'unica cosa di cui sono certo al termine di questo lungo itinerario, nell'edizione tedesca mi pare che siano 11.000 pagine, egli ha detto: l'unica cosa di cui sono profondamente certo è questa, che sono terribilmente troppe. E forse questa è la confessione più bella di uno che ha ricercato in profondità. Io direi, è proprio un invito che viene lasciato a voi, è opportuno che il cristiano anche entri in questa scienza, non in quella teologia che viene contrabbandata qualche volta e che invece è semplicemente una informazione molto superficiale, una scienza rigorosa, che tutti possano un po' studiare teologia, a livelli diversi, proprio per poter anche comprendere questa lettera con linguaggio tecnico, il linguaggio specifico della teologia. Io invece prenderò un'altra strada, una strada più semplice, più simbolica, più immaginifica, pur stando sempre al rigore delle parole e dei termini paolini. Prenderò, e questa è la digressione, direi la digressione principale che voglio fare, prendo come esempio un genere letterario, un modo di esprimersi,
giapponese, quindi lontanissimo da Paolo. Questo genere letterario si chiama in giapponese del haiku. È una forma curiosissima. Sono sempre tre versetti che devono essere composti sempre solo da 17 o meno sillabe. Quindi una cosa minima, una vera e propria folgorazione. Quella che James Joyce chiamerebbe l'epifania, l'apparizione misteriosa di una verità. E questo è un po' lo sforzo, direi, della cattura dell'inafferrabile. Non è preciso quello che si insegna nell'interno di 17 sillabe. Però qualche volta è qualcosa che resta puntato, come il detto di un sapiente, dice Coelete, che è come un chiodo puntato. E alcuni di questi sono, io adesso vi faccio due esempi di questi haiku per rendervi l'idea del come cercheremo allora di far imparare le parole fondamentali di Paolo, il significato fondamentale di Paolo. Il primo che vi cito è quello di un grande autore di questi epigrammi brevissimi, di queste folgorazioni, chiamiamole così, un giapponese del 1600, Basho. Seguite la verità. Qual è la verità? Sotto la parvenza abbastanza banale dell'indicazione, a prima vista. Ammirevole è chi non pensa, due punti, la vita è effimera vedendo un lampo. È il luogo comune proprio dire così, solo un lampo, la vita è effimera. Ammirevole colui che sa anche dire un'altra cosa, che non sa vivere del luogo comune. E voi vedete che qui si resta in mente questa cosa. Guai quelli che dicono sempre, è breve come un lampo, è soltanto un lampo, un istante, un istantaneo. Oppure quest'altro, dove si invece in positivo si insegna che può esistere la poesia nella banalità. È quasi l'alba, primo versetto. Mi sono alzato 6 volte, banalità. Ad ammirare la luna. E allora voi vedete che qui è l'invito a dire che nella vita quotidiana, pur banale che sia, uno può anche trovare sempre il gusto di qualcosa di bello. E vedete che si ricorda. Lo cerchiamo, noi non faremo proprio degli haiku perché non siamo giapponesi, io non sono maestro di haiku, che vengono stampati anche sui quotidiani giapponesi ogni giorno. E vedremo. Sono 7 le parole che dovete imparare. Io le dirò in greco, perché in greco meritano di essere spiegate attentamente, perché sono parole tecniche, ma sono facili anche da imparare. 7 parole, le 7 sigle fondamentali della lettera ai Romani, le 7 categorie fondamentali. Noi le distribuiremo in 2 campi, proprio in una maniera molto didattica, diremmo. Sono 7 parole che si organizzano in un discorso unitario, vi accorgerete, in un discorso unitario distribuito su 2 pagine, come in un dittico. Prendiamo le prime parole, quelle della prima pagina, le parole che potrebbero essere, diremmo, le parole della luce, le parole positive. Vedremo che Paolo le fa vedere alla fine. Noi le presentiamo all'inizio in ordine logico. Sono parole facili da imparare, nonostante che siano in greco, perché sono tra le più comuni nella teologia neotestamentaria e quindi anche uno sforzo. Può essere impiegato anche perché ci permetterà di passare in altre lettere di Paolo, in altri testi del Nuovo Testamento. Prima parola, charis, charis, aspirate, charis. È una parola che è restata dopo tutto anche nelle nostre lingue nel suo significato iniziale, quello originario. Non in italiano, ma è restato in francese e in inglese. In francese abbiamo charme e in inglese abbiamo charm. È qualcosa che può essere appunto configurato al fascino, ma con l'idea dello splendore, qualcosa che risplende. È un'idea profondamente biblica questa. Era il saluto greco anche, charis, kaire Maria, ave Maria. E l'idea fondamentale, ho detto che è biblica perché richiama l'idea della luce, l'idea di un'esplosione di luce. E allora diciamo, cerchiamo di fare il nostro haiku. Come parlerò della grazia
questa grazia di Dio che ha sempre per soggetto Dio. Io direi che la potremmo riassumere con questa frase brevissima, che esprime tante cose del discorso di Paolo. In principio c'era l'amore di Dio. In principio c'era l'amore, con la A maiuscola. Perché caris indica soprattutto il donarsi di Dio e l'iniziativa. Egli è il primo che parte. E allora c'è questo atto che squarcia il silenzio, che squarcia la solitudine di Dio, diremmo. Caris, in principio, l'amore, Dio che si muove. Seconda parola, pistis, una parola, anche questa, molto nota, col suo verbo pisteuo, pistis, la fede, la fiducia. In greco significa proprio fiducia, fidarsi di. Si costruisce col dativo e nel greco della Bibbia con eis più l'accusativo, cioè con un movimento. Vedete, come abbandonarsi a. È proprio la fede biblica, quella fede che voi dite al termine di tutte le vostre orazioni dicendo la parola Amen, che vuol dire credere in ebraico, fidarsi di Dio. E allora io direi che questa parola pistis, che ci sposta da Dio all'uomo, perché sono io che mi fido, potremmo rappresentarla con questo haiku. Le braccia del cuore aperte. Le braccia del cuore, perché il cuore, sapete, nel linguaggio biblico è la coscienza. Vedete? Dio ha aperto il silenzio per primo. Ha fatto partire il suo amore, la sua grazia. L'uomo non deve fare dei passi, non deve muoversi. Paolo insisterà su questa cosa. L'uomo deve semplicemente aprirsi. Pistis. Sono le braccia che si aprono ad accogliere il fascino di Dio, ad accogliere l'amore di Dio. Terza parola. Facile questa, facilissima. Pneuma. Pneuma è in greco, indica contemporaneamente il vento e lo spirito. L'aria che soffia, il vento che soffia, ricordate quelle battute del dialogo notturno di Gesù con Nicodemo, dove si può tradurre sia lo spirito che il vento. Tu odi il vento, non sai da dove viene e dove vada, così è di colui che è nato dallo spirito. Tu guarda lo spirito, non sai da dove viene e dove vada. Che cos'è lo spirito? Pneuma, lo spirito, è questo ponte di comunicazione che si stabilisce tra caris e pistis, tra uomo e Dio. Questo amore che esce si affida al percorso, al soffio, al vento, all'aria dello spirito di Dio. E allora potremmo dire così, usando, parafrasando una frase di Paolo, noi abbiamo il respiro di Dio, è il soffio, l'alito di Dio anche, pneuma. E allora vedete, da Dio che per primo ha deciso di amarci è partito lo spirito. E questo spirito ormai, se la caris era solo di Dio, se la pistis era solo dell'uomo, pneuma ormai è di Dio e dell'uomo. Il ponte si è chiuso. Il respiro che abbiamo noi, la nostra vita interiore, è lo stesso respiro di Dio. Quarta parola. La parola classica della lettera ai Romani, difficile questa in greco, molto più difficile delle precedenti, ma tanto celebre. È una parola che Paolo colora a sua maniera. La parola dikaiosune, dikaiosune, la giustizia. Ma mai una traduzione è infelice come la parola giustizia. Perché proprio Paolo l'ha preso, sì, dal mondo giuridico romano. Questa è una parola romana coi suoi sinonimi, dike, dikaiune, eccetera. Ma il significato è tutt'altro. È come tutte le volte che voi incontrate nell'Antico Testamento, nelle traduzioni della Bibbia che abbiamo tra le mani, quella parola giustizia. Nella tua giustizia libera, mio Signore. Ma se noi andiamo a vedere l'originale ebraico, non è la parola ebraica, non è assolutamente la giustizia forense, non è la giustizia dei processi e dei tribunali. È invece la cosiddetta, Lutero insegna, la giustizia salvifica. Cioè è l'amore di Dio che salva e che entra nell'uomo e lo trasforma. Quindi la giustizia, la dikaiosune di Paolo, è invece l'uomo
trasformato, è una qualità dell'uomo ormai. La giustizia è lo stato terminale dell'uomo, che ha ricevuto lo pneuma partito dalla grazia di Dio. E allora facciamo anche qui la nostra sintesi con una frase brevissima, e questa è paolina: è la creatura nuova e salvata. Il giustificato è la creatura che ha avuto la pistis e che ha dentro di sé il pneuma. Voi vedete che tutto, tout se tient, tutto è armonico, è una definizione dell'uomo. Ritorniamo allora brevemente. Caris, partenza, Dio è il suo amore. Pneuma, prendiamo, il ponte di comunicazione, che arriva laddove ci sono le braccia aperte della pistis e che costituiscono l'uomo salvato, la nuova creatura, cioè la dikaiosune. Tutte le volte che noi sentiremo queste parole all'interno della pagina di Paolo, della pagina dei Romani, dobbiamo ricordare che è la celebrazione di questo grande mistero, il mistero della dikaiosune, che è il punto terminale. Prendiamo l'altra pagina ora, con un po' di pazienza, e cerchiamo le altre tre parole. Sono parole oscure queste, negative. La prima parola greca, negativa, la quinta, quindi. Sarx, la carne. E naturalmente questa parola nell'interno del Nuovo Testamento è usata da tanti autori. Noi sappiamo Giovanni la ama, però bisogna stare molto attenti. Paolo ha dato un colore tutto particolare a questa parola. Egli ha voluto usare questa parola con un senso tutto suo, tutto specifico, la sua firma. Primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Il Verbo si è fatto carne. Primo significato, che qualche volta anche Paolo usa, ma che non è il significato paolino dominante. La carne che cos'è? Carne polvere. È la fragilità. Ricordiamo anche il mondo greco che aveva un po' la sfiducia nel corpo. Per la Bibbia, però, per il Nuovo Testamento, sappiamo che non è il corpo. È la condizione esistente dell'uomo. L'uomo che si affloscia nella sua fragilità, nella sua debolezza. Il Cristo è diventato debole come noi, finito come noi, moribondo, morto come noi. Le qualità specifiche dell'uomo. Paolo, invece, cambia e dà un significato molto più sferzante, tant'è vero che proprio nella lettera ai Romani, e qui sono nate delle eresie inutilmente, egli dice: egli ha mandato il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. Allora si è detto: Cristo non è vero uomo, una carne simile. Ma questo Paolo ha dovuto dirlo perché per lui carne, sarx, ha un altro significato. E allora anche qui usiamo il nostro haiku. È come se fosse un terreno fecondo, di zizzania. Usiamo l'immagine della parabola di Gesù. La sarx è un terreno fecondo. Ecco, sottolineo questo elemento perché sono due gli elementi da tenere presente. La sarx è un principio efficace, non è semplicemente uno stato. È qualcosa che produce, che crea sempre di più peccati. Questa zizzania fiorisce, splendida, cresce sempre di più. Sarx, principio, terreno offerto al trionfo del male. Questo terreno è dentro di noi. Seconda parola oscura. Celebre. Forse la parola più celebre della letteratura paolina. Amartia. Amartia è la traduzione quasi letterale dell'equivalente verbo che nell'Antico Testamento viene usato ebraico per indicare il peccato. Letteralmente vuol dire, nell'antico e nel nuovo, nel vocabolo ebraico che è chattà e quello greco amartia, il sostantivo amartia, vuol dire sempre freccia puntata che cade fuori dal bersaglio. Quindi una meta sbagliata, fuori dalla mappa, fuori dal progetto, fuori da un disegno, fuori da un destino, un fallimento. E allora ecco il secondo elemento negativo, mancare il segno. E allora io direi, lo traduciamo così, lo rendiamo così immaginificamente: la zizzania è verdeggiante e soffocante.
Su quel terreno, che è il terreno della nostra miseria, c'è questa forza. Io ho voluto sottolineare proprio questa immagine attraverso dei verbi che indicano un'azione. Perché il peccato è un'azione, è un'energia violenta, la quale sta combattendo una sua battaglia. Vedete che tenta di soffocare anche quello che sta intorno, tenta di stendere il suo manto distruttivo. E giungiamo all'ultima parola. Nomos. Nomos, la legge. Non è la santa legge, la Torah, come qualche volta qualcuno pensa. Paolo non condanna, Cristo stesso aveva detto: io non sono venuto per abolire, ma per portare a pienezza. Non passerà neppure il piccolo segno della Torah, la lettera più piccola. Che cos'è nomos, legge? Per Paolo è la libertà, quella famosa grazia, meglio, quella famosa di Caiosine, che ci si illude di comperare con la propria forza. Come credeva il giudaismo? Le opere tue ti salvano. E allora, se vogliamo, anche qui la liberazione non si compera. Se vogliamo usare ancora un'immagine, diremmo un'immagine poetica, diremmo che la lotta contro la legge di Paolo è: dalle sabbie mobili non si può uscire da soli, ci vuole una mano che ti sollevi, e sarà la caris di Dio. Tre parole: sarx, il terreno, la nostra condizione di peccatori. Nell'interno c'è questo fiorire del male, trionfale, l'amartia, che è uno stato ed è anche un'azione, è una realtà dinamica. E alla fine questo uomo, che riconosce la sua impotenza, non può essere salvato attraverso nomos, attraverso la legge, le sue opere, la sua liberazione non la compera. Caris, pistis, pneuma, dikaiosune, sarx, amartia, nomos. Grazia, amore, pistis, fede, apertura, pneuma, lo spirito respiro, dikaiosune, la nostra giustizia, creatura nuova, sarx, la carne, il campo della nostra miseria, amartia, la zizzania del nostro peccato, nomos, la liberazione non ci viene dalle opere. Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? Eppure l'hai fatto di poco inferiore a Dio. È la sintesi del Salmo 8, che ci permette di vedere questi due volti dell'uomo. E allora adesso direi un po' tutti, con un po' di sforzo, e io vi lascio così questa sera con in mano queste sette parole, questi sette termini tecnici paolini, senza fare l'esame questa sera, e attendiamo la prossima volta con questa guida di aprire la lettera ai Romani nella sua teologia.